a tavolino in qualche modo, con un pentito che di fatto non è un pentito, con dei riscontri che sono poi degli apparenti riscontri, e quindi tutto appare convincente, è possibile che tanti giudici credano e prendano per buona quella verità fabbricata. Tenga conto, e aggiungo solo delle informazioni per non fare ancora molta votazione sull'indagine, tenga conto che nel 92, nell'immediatezza delle indagini, il dottor Contrada, che aveva fissa il mio ex imputato, il dottor Contrada, che era il numero 2 del SISDE, collaborò attivamente alle indagini sulla strage di Via D'Amelio, collaborando con la procura di Caltanissetta, costituì un gruppo di lavoro dei servizi di sicurezza di sua fiducia che in qualche modo aiutò l'indagine. Io ricordo che nel processo Contrada uno dei collaboratori di Contrada, uno dei suoi uomini di fiducia, disse che grazie a loro, all'indagine che aveva fatto quel gruppo e faceva capo a Contrada, si erano potuti acquisire degli ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni di Scarantino. E allora, se tiene conto di questo elemento, se tiene conto anche dell'elemento che uno degli investigatori, ormai non più in vita, che conduceva quell'indagine, si è scoperto dopo, di recente, proprio dall'indagine della procura di Caltanissetta, che aveva relazione con quegli stessi servizi di sicurezza. Sto parlando di La Barbera. E se considera anche quello che abbiamo detto prima, a proposito del prefetto Parisi, capo della polizia, che prese quella posizione a difesa di Contrada e che poi, secondo risultanze, tutte da verificare, ma secondo alcune risultanze appunto della procura di Palermo, non fu il capo della polizia del tempo Parisi del tutto estraneo alla trattativa, forse diciamo alcuni tasselli si possono mettere al loro posto. Dunque mancano 10 minuti alle 10, noi dobbiamo tra poco cedere il passo, però io vorrei, diciamo, qualche iniziativa di qualche componente del Consiglio Superiore della Magistratura di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di singoli componenti del PU, cioè anche nei miei confronti ad esempio, prendendo, diciamo, a spunto, sarebbe, diciamo, irriguardoso nei confronti del CSM da parte mia dire a pretesto, quindi, diciamo, prendendo a spunto miei pubblici interventi, ritenendo che certi pubblici interventi fossero, diciamo, meritevoli di un mio trasferimento, perché trasferimento, diciamo, di tipo disciplinare, perché non sarei stato appunto degno di ricoprire quel ruolo per aver detto determinate cose in pubblici dibattimenti. In che misura e come può cambiare? E soprattutto, può cambiare e può diventare davvero quel servizio disinteressato in nome dell'interesse della patria? Non voglio creare niente, però mi piacerebbe, da un uomo autorevole come lei, sapere questa informazione. Grazie. Vale per la nostra classe politica in prevalenza, poi naturalmente ogni semplificazione sarebbe sbagliata. Vale per la classe politica, ma potrei dire in generale vale per la nostra classe dirigente. C'è una forte resistenza al ricambio e soprattutto al ricambio generazionale. C'è un forte istinto di autoconservazione. C'è una incapacità di autoriforma e c'è un'assenza totale del principio di responsabilità. Rifiuto di ogni forma di responsabilità penale, ed è quello per cui si è ingaggiato un corpo a corpo, diciamo così, con la magistratura, ma rifiuto anche di ogni forma di responsabilità politica ed etico-morale. Ci sono, come è noto, politici condannati o addirittura pluricondannati che sono rimasti al loro posto, ma non solo loro non si sono dimessi, ma neppure i loro partiti né i loro partiti alleati li hanno mai estromessi dal circuito. I casi sarebbero tanti, credo il più clamoroso sia quello del Presidente della Regione Cuffaro, rimasto al suo posto nei banchi del Senato, dove era stato promosso dopo la sentenza di condanna di primo grado,
e fino al momento in cui c'è stato un ordine di carcerazione della Procura Generale di Palermo, e quindi non... Volevo domandarle questo. Microfono, Pino? Sì. Volevo domandarle questo. Vicino? Volevo domandarle questo, è la quarta volta. Che cosa c'è di assolutamente inconfessabile? Responsabilità di quello che abbiamo fatto una trattativa per, diciamo, per ragioni di ordine pubblico. Questo non lo dicono. A mio avviso vi è un profilo assolutamente inconfessabile, c'è qualcosa di assolutamente indicibile in quello che è stato posto in essere e che ci risulta, diciamo, come viene catalogato come fenomeno della trattativa. Cioè, io non vorrei, il pensiero che io faccio è che quella trattativa di cui voi vi occupate in realtà è la coda di una trattativa che vi è stata già nel corso del processo, che poi si è, che poi si è conclusa a gennaio con la sentenza della Cassazione. Cioè, Borsellino e Falcone sono dei soggetti che si sono opposti ad una, tra virgolette, trattativa, o sono stati oggetto della trattativa? Cioè, sono stati delle vittime oggetto di una trattativa nell'ambito della quale qualcuno si è salvato la vita? Cioè, c'è qualcosa di assolutamente inconfessabile in questa vicenda, perché non è possibile, se no, altrimenti, voglio dire, un generale dei Carabinieri si alza e dice: siamo andati a fare questa trattativa per evitare che mettessero le bombe in Italia. Invece a me sembra che la trattativa, che ci sia qualche cosa, perché se no non è possibile che si muova tutto questo. Cioè che cosa, lei non ce lo può dire ovviamente, ma io ritengo che sia sottovalutata, cioè l'entità della vicenda e dove siete arrivati voi è sottovalutato sulla stampa, perché forse c'è qualche cosa che si teme anche, che si può temere a distanza di 20 anni, qualcosa che si teme che venga consegnata alla storia di questo paese. Lei già sa che non posso rispondere alla sua domanda, e quindi non rispondo alla sua domanda. Ci provo. Faccio soltanto una considerazione, però. Se fosse vero quello che lei dice, e cioè che c'è stata una trattativa da parte della mafia, ha avuto purtroppo un effetto controproducente e acceleratore di altre stragi. Lo dicono i giudici, non lo dico io, lo dicono i giudici di Firenze, sentenza della Corte d'Assise di Firenze sulle stragi del 93, dove definiscono scriteriata trattativa, la chiamano, sono quei giudici a definirla così, una scriteriata trattativa, perché avere dato alla mafia la sensazione di essere disponibile a trattare e quindi aver ottenuto quello che la mafia voleva, e cioè la trattativa, ha significato per i mafiosi convincersi che quindi il sistema delle bombe e delle stragi pagava, e quindi più stragi facevi più riuscivi ad ottenere dallo Stato, e quindi è possibile che, se è vero quello che lei dice, che la trattativa vi fu, quella trattativa può aver avuto, anziché un effetto di sospendere le stragi, un effetto di acceleratore rispetto alle stragi. Se fosse vero tutto questo, lei potrebbe capire perché, se c'è stata una trattativa così, nessuno è disposto ad ammetterla davanti agli italiani. La Costituzione ad una manifestazione organizzata da un partito politico, e per questo è stato messo sotto accusa al Consiglio Superiore della Magistratura. Allora io vorrei ricordare quello che è scritto qui nella quarta di copertina sul libro Palermo, sui principi.